Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento con gli ultimi arrivi. Vi avevo promesso una puntata speciale con solo chicche, una puntata degli ultimi arrivi di sole chicche, ma purtroppo, con la mia grandissima fortuna, con i corrieri che mi aiutano sempre, delle sei chicche che dovevano arrivare, ne sono arrivate solo due. E quindi ragazzi, niente chicche, niente super puntata, ma attenzione perché non è una puntata comunque da buttare via, perché ci sono dei bellissimi recuperi, e che recuperi vedrete. Le chicche, tra l'altro, non sono niente male. Non ci sono retro game questo mese, anche un retro game, anzi la chicca in realtà fa parte dei retro games, comunque la vedremo alla fine. Ma cominciamo dai giochi del mese, perché questo mese era strapieno di uscite, io ne ho prese solo tre, tra l'altro una non è neanche un granché. Comunque ragazzi, cominciamo subito con gli acquisti del mese, vai! Come saprete tutti, ragazzi, questo mese è uscita una nuova console. Eh sì, ragazzi, è uscita niente meno che PlayStation 4 Pro e noi infatti abbiamo preso, ta-ta! No, noi abbiamo preso il Nintendo NES, Nintendo Classic Mini NES, la nuova console, nuova per modo di dire, che ha realizzato Nintendo per tutti gli affezionati fans del NES. Questa nuova console abbiamo fatto l'unboxing, andatevelo a rivedere. Che contiene all'interno ben 30 titoli del vecchio NES che si può collegare al TV tramite HDMI. Insomma, una bellissima console sicuramente, ma non è PlayStation 4 Pro perché non avevo fatto i soldi per riuscire a prendermi PlayStation 4 Pro, però almeno mi sono preso questa che ho pagato 59 euro, l'ho presa su Amazon, quindi comunque un ottimo prezzo, 60 euro per una console. E dovevo prendere il secondo pad che costava sui 10 euro, ma non l'ho trovato. Vediamo se riesco a recuperarlo, se no va bene anche così. Pazienza, tra l'altro il filo è cortissimo, quindi va bene anche così. Magari uso il pad Pro di Wii che si può collegare qua come secondo pad, che va anche meglio. Quindi iniziamo con una bella console, un ottimo acquisto consigliato soprattutto agli appassionati del vecchio NES che magari non lo vogliono andare a riprendere perché l'hanno magari scatolato in magazzino o chissà dove, oppure per chi ha sentito sempre parlare di questi giochi ma non ci ha mai giocato, per tutti gli altri ne possono fare a meno. Ma attenzione perché questo era il mese tanto atteso dai fans di Final Fantasy, eccolo qua ragazzi, anche io mi sono preso il mio Final Fantasy, volevo la Super Mega Collector da 200-300 euro, non so quanto costava, 270 mi pare, ma non sono riuscita a prenotarla. Non credo che riuscirò mai a recuperarla perché ha dei prezzi assurdi, quasi 1000 euro ormai costa. Comunque mi sono fatto la Limited, eccola qua, con questa scatola in metallo, con una sovracover di plastica. All'interno contiene, oltre al gioco, il Blu-ray con Kingsgrave Final Fantasy XV, che avevo già visto comunque, però è sempre comodo per il Blu-ray, e lo sono già cominciato, ho fatto già un giorno di gioco. Devo dire, non è male, non è male, è un bellissimo gioco di ruolo, però io essendo affezionato ai primissimi capitoli dal primo fino, diciamo, l'8 e il 9, il 10 anche, dal 12 in poi le cose sono cambiate, devi cambiare un po' la mentalità. Giustamente si è modernizzato tutto, devo dire non è male giocarci, mi sto divertendo, la storia è molto bella, la grafica altrettanto bella, però non so, mi sembra quasi che manchi la classicità che c'era nei primi Final Fantasy. Tra l'altro anche le ambientazioni sono sempre meno fantasy, sempre più moderne, quindi sembra più un gioco futuristico quasi che un gioco. Quando uno pensa a fantasy pensa un po' più al medioevo, insomma al fantasy antico, non a questo fantasy moderno. Comunque devo dire un bellissimo gioco, consigliatissimo sia agli appassionati di Final Fantasy sia a chi non ha mai provato Final Fantasy, perché comunque è un bellissimo gioco da prendere a sé, quindi ve lo consiglio assolutamente. Questo io l'ho pagato 87 euro con vari sconti che faceva da Amazon. Quindi comunque un ottimo gioco, un ottimo prezzo. E poi mi sono preso un gioco che è uscito all'inizio del mese, ovvero
il Batman realizzato dai Telltale Games, questa avventura grafica ambientata nel mondo di Batman. Usciva questo mese l'ultimo capitolo e poi usciva la versione su disco con tutti i primi capitoli della prima stagione. In realtà è uscita il primo capitolo della prima stagione e sul disco è contenuto solo quello, più il season pass per scaricare gli altri 5 episodi sempre della prima stagione. Non so perché si chiama solo Batman, qui c'è il bollino, come vedete, del Black Friday, che io l'ho preso da GameStop con gli sconti del Black Friday, infatti l'ho pagato solo 20 euro, e soprattutto per questo l'ho preso, che costava solo 20 euro tutta la serie. Tra l'altro, se non sbaglio, è distribuito solo da GameStop, la versione fisica, quindi potete prenderlo solo da là. Lo consiglio agli amanti delle avventure, non vi so dire se, vediamo se c'è scritto, se non c'è scritto niente, se c'è l'italiano o è solo in inglese. Suppongo che ci sia l'italiano, se è la versione italiana, poi magari faccio sapere la prossima volta. Comunque, consigliatissimo agli amanti delle avventure e ai fans di Batman, perché comunque è un bel gioco anche questo qua. Questi sono gli unici tre giochi che ho preso questo mese. Non sono riuscito a prendere né Sword Art Online, avevo prenotato la collector, poi Amazon me l'ha annullata, poi sono finite e non mi è più arrivata. E poi non sono riuscito a fare in tempo a prenotarmi la collector di Dishonored 2. Spero nei prossimi mesi di riuscirmela a recuperare. Non si trovano ormai più, devo quindi recuperarla in modo alternativo. Spero di riuscirci. Se ci riesco, lo vedrete sicuramente qua, nei recuperi. Perché infatti adesso andiamo a vedere i recuperi, perché ho fatto dei bellissimi recuperi anche grazie al Black Friday. Soprattutto, anzi, quasi esclusivamente da GameStop. Andiamo con i recuperi, via! Ragazzi, cominciamo con qualcosa di molto grosso. Eccolo qua, mi devo piegare perché è qui sotto. Oh, mamma mia, gigantesco! Eccolo qua! Mi sono riuscito, forse non vedete più nulla. Sicuramente non mi vedrete più, sono qui dietro e ci sono. Questa è la gigantesca collectorona di Record per Xbox One, la collectorona che davano da GameStop a 280 euro quando è uscita senza gioco, tra l'altro, attenzione, solo la collector 280 euro, e il Black Friday l'hanno data a sole 110 euro, anzi 109,99 la precisione. Quindi 110 euro questa bellissima collectorona, che vi faccio vedere qua sul retro cosa contiene. Eccola qua, una bellissima statua. E oltre a la steelbook, una cartolina e un pezzo, mi sembra, ma anche il gioco. Anzi, lo volevo prendere perché costava 20 euro sempre da GameStop, ma non l'ho trovato in nessuna delle due GameStop del mio paese. Volevo prenderlo online, ma poi aspetta, è finito il Black Friday e l'hanno rimesso a prezzo pieno, quindi magari lo prenderò più in là. Vi farò, quando arriva anche il gioco, spero di prenderlo entro questo mese, anche l'unboxing di questa bellissima collector, che si va ad unire, la metto un po' qua perché pesa, si va ad unire alle altre tre collectorone di GameStop che non hanno il gioco, ovvero quella di Gears of War 4, quella di Battlefield 1, quella che abbiamo fatto anche l'unboxing, andatevelo a rivedere, e quella di Mirror's Edge che ancora vi devo unboxare, spero di riuscirci in questo mese di dicembre. E questa è la quarta, erano quattro collector, tutte e quattro dal prezzo eccezionale, che hanno venduto durante questo Black Friday a 110 euro ognuna delle varie collector. Quindi ho speso tanti soldi inutilmente. L'anno prossimo non prenderò niente a settembre-ottobre, aspetterò Black Friday per prendermi queste collectorone. Comunque, adesso anche questo, ho finito tutte, diciamo, queste mega collector, mettiamola qua, che è abbastanza pesante, e andiamo avanti con i recuperi, perché ho preso un'altra bella collectorona sempre da GameStop, sempre che davano in offerta, ovvero, eccola qua, la collectorona di Hitman. Anche questa in teoria all'interno non ha il gioco in versione fisica, anche perché ancora deve uscire in versione fisica, esce proprio a dicembre la versione fisica, ma ha all'interno la cartolina con il season pass per scaricare tutte, appunto, le varie stagioni, anzi questa è la prima stagione, le varie puntate della prima stagione di Hitman, ci sarà anche la seconda tra l'altro. Si possono scaricare tutte, però io probabilmente non me le scarico perché mi comprerò la versione fisica, la comprerò appena esce,
magari questa la regalo, la vedo, vediamo un po' quella digitale. All'interno della collector ci sono, oltre a una bellissima statua e la cravatta rossa famosissima, ci sono anche altri contenuti. Anche questo andremo a fare l'unboxing, forse non questo mese, se mi compro il gioco per questo mese ma non credo, perché appena esce sicuramente costerà un bel po'. Più in là, quando mi comprerò il gioco, vi farò l'unboxing anche di questa bella collectorona, che tra l'altro voleva prendere anche il nostro Diabolic, e purtroppo non ne ho trovate due, se no gliela prendevo. Non c'era nemmeno quella per Xbox, se no mi prendevo quella per Xbox e gli davo questa. Purtroppo c'era solo questa. Prezzo 50 euro, sempre da GameStop con il Black Friday. Quindi, ragazzi, un ottimo, veramente un ottimo prezzo, perché costava 150, quindi risparmiamo 100 euro. Altri 150 li risparmiate di là, quindi sono bellissimi, veramente bellissimi prezzi. Ma non è finita qua, perché sempre durante il Black Friday hanno fatto tantissime offerte su tantissimi giochi. Mi sono preso Guitar Hero con la chitarra per Wii U, mi sono preso Guitar Hero con la chitarra per PlayStation 4, mi sono preso Guitar Hero con la chitarra per Xbox One, mi sono preso Guitar Hero con la chitarra per Xbox 360, mi sono preso Guitar Hero per Xbox 360. Ma quante cacchio di volte me lo sono preso sto Guitar Hero? No ragazzi, non sto scherzando, non è un montaggio, è tutto vero. Io mi sono preso tutti questi Guitar Hero, ovvero due copie, una e due per Xbox 360, eccole qua. Poi una per Xbox One, che poi in realtà erano due perché una l'ha presa Dark Wimbo. Una per PlayStation 4, che tra l'altro ce l'avevo già. Anche al contrario. E una per Wii U, anche questa, che avevo già. Che ho messo tutto al contrario, comunque è vero, perché sono tutte copie di Guitar Hero. Eccole qua, 1, 2, 3, 4, 5 Guitar Hero. Sono preso 5 Guitar Hero perché, ragazzi, perché praticamente, ora non mi vedete più, ma ci sono, sono qua in mezzo, perché praticamente la davano a 10 euro da GameStop con il Black Friday, quindi chitarra più gioco per qualsiasi console a 10 euro, costava 150 euro all'inizio. Mi sono preso due copie per ogni gioco, perché un'altra PlayStation 4 ce l'aveva già, un'altra Wii U ce l'avevo già, avevo preso due Xbox One, ma poi io gliel'ho ceduta a Dark Pingu. Mi mancavano solo quelle due per PlayStation 3, praticamente ho fatto one play. Non credo che le terrà tutte, almeno una delle due di Xbox 360 la sicuramente la vado a regalare come regalo di Natale, costa 150 anche se l'ho pagata 10 euro. Sicuramente quello lo andrò a regalare, forse dal doppione di PlayStation 4 e di Wii U anche lui andrò a regalare, ma comunque non me li tengo. Mi tengo solo quella per Xbox One e quell'altra per Xbox 360 che non l'avevo, così andiamo ad aggiungere la collezione. Ma non è tutto dopo questo sketch simpatico, un po' stupido che abbiamo fatto, perché ho preso ancora altri giochi, sempre da GameStop per il Game Friday. Eccone qui uno, per PlayStation 4 infatti ho preso Battleborn, che ho pagato solo 10,98€, in realtà il gioco già avevano abbassato un bel poco il prezzo perché non aveva avuto tutto questo grande successo, è un gioco che si può giocare solo online, è uscito in un periodo forse un po' sbagliato con tantissimi giochi online che sono usciti sia durante sia dopo, quindi non ha avuto un grandissimo successo, comunque non è male come gioco. All'interno c'è anche la bustina con le carte, la versione speciale con le carte, vabbè, una cosa in più. Comunque l'ho trovato a 10,98€ da GameStop con Black Friday e me lo sono preso al volo. Ma non è l'unico gioco che ho preso, infatti c'era un altro gioco che volevo già prendere. Eccolo qua, Star Wars Battlefront, che volevo prendere già da un paio di mesi fa. Infatti c'è stata un'offerta da GameStop che lo davano a 15 euro, non me l'hanno voluto dare, ce n'erano 4 ma dicevano che era finito, vabbè. E ho aspettato, e adesso a Black Friday l'ho preso allo stesso prezzo, ovvero 14,98€ da GameStop, nuovo, non ce l'ho fanata ancora. Quindi bellissimo, so che a dicembre, questo mese, uscirà la versione Game of the Year con le 4 espansioni, però
intanto ce l'ho, me lo gioco, poi magari più in là vediamo se me lo prendo, se mi prendo le espansioni o se non mi prendo niente proprio, intanto il gioco c'è. Eccolo qua, consigliatissimo agli amanti di Star Wars, perché è veramente un bel gioco, anche se è solo online. E poi, per gli amici del gruppo degli Zozzoni, mi sono preso due giochi per PlayStation VR. Io non ho ancora preso PlayStation VR, però ho deciso di portarmi un po' avanti, di cominciare a prendere qualche gioco. Volevo prenderne altri, ma a disposizione c'erano solo questi due, ovvero Here They Lie, questo horror in prima persona realizzato dai Santa Monica Studios, che mi hanno detto che non è veramente un granché, graficamente non è eccesso, fa un po' paura ma non tantissima, sicuramente non è a livello di Resident Evil 7. Comunque costava 10,98€, me lo sono preso. Comunque, mi, come vedete, PlayStation VR è da giocare a forza con PlayStation VR, quindi non posso giocarci senza. Intanto mi sono preso questo, ma non solo, perché mi sono preso anche Super Stardust Ultra VR, eccolo qua. Questo non potevo non prenderlo, visto che è uno sparatutto classico, anche se classico per modo di dire, perché è con la realtà virtuale che gira tutto, praticamente vi fa venire la nausea se ci giocate, ma io l'ho preso lo stesso, perché sono amante degli sparatutto, perché costava 10,98€ come l'altro, e quindi me lo sono preso. Intanto ho preso questi due giochi per PlayStation VR, quindi questo vuol dire che prima o poi il visore di realtà virtuale di PlayStation me lo prenderò anche io prima o poi. Per ora 400€ sono un po' tanti, se scende almeno di un 100€ vediamo, ci faccio il pensierino e me lo prendo. Quindi aspettatemi, perché prima o poi arrivo anche io. C'era un altro gioco che volevo prendere ma non era disponibile, va bene, prendo questi due, va benissimo questo. Ma non è finita, perché ho preso anche un altro gioco, questa volta non con le offerte del Black Friday, ma con un'offerta di Amazon. È un gioco per Wii U, eccolo qui, questo è Fast Racing Neo, una sorta di misto tra Wipeout e F-Zero, che hanno fuso insieme, è uscito questo qua. Bellissimo gioco di corse futuristico, con una grafica veramente frenetica, vi fa venire veramente il mal di testa, talmente che va veloce, ma lo consiglio assolutamente sia agli appassionati di Wipeout, sia agli appassionati di F-Zero, sia agli amanti dei giochi di guida, perché è veramente un bel gioco. L'ho pagato 18,98€, perché era in offerta, solitamente costa 24,99€, quindi l'ho presa un po' meno e appena l'ho visto me lo sono accaparrato. È uscito tra l'altro il mese scorso, a ottobre, e quindi un recupero nuovo appena preso. Io lo consiglio perché è veramente un bel gioco. E con questo, ragazzi, è tutto anche con i recuperi. Purtroppo, come vi dicevo all'inizio, non ci sono retro games, niente retro games questo mese, ma ci sono gli extra. Ci sono gli extra, perché ho preso qualcosina anche tra gli extra, quindi vai con gli extra. Sì, ragazzi, per gli extra questo mese non ho preso Amiibo, ma la solita statuina interattiva non poteva mancare, quindi eccola qua. Questo mese è la volta di Skylanders, con questa statuina, questa auto veramente, di Skylander Superchargers, eccola qua. Questa è Jetstream, una delle tante auto che ancora mi manca. C'era l'offertissima da MediaWorld, non con i Black Friday, ma molto prima, all'inizio del mese, che dava molte di questi veicoli a 4,50€, costava 16,99€, dico tutte leggere. 4,50€ purtroppo era l'unico che mi mancava, gli altri ce l'avevo già, e me lo sono preso al volo, 4,50€, non potevo lasciarlo là. Sto mese quindi niente Amiibo, ma attenzione, perché il mese prossimo escono gli Amiibo di Zelda dell'anniversario, i 4 Amiibo di Zelda, a me li sono presi tutti e 4, quindi il mese prossimo aspettatevi questi bellissimi Amiibo di Zelda, perché non sono veramente niente male. Ma non ho preso solo questo mese infatti su eBay ho trovato un bellissimo lotto, eccolo qua, lo faccio già vedere in anticipo, un bellissimo lotto di HD DVD. Non sono DVD, non sono Blu-ray, sono rossi, cosa sono? HD DVD. Questi qua erano gli avversari del Blu-ray, ai tempi quando uscì il Blu-ray. Come avversari c'erano gli HD DVD, uscirono dei lettori,
sia per computer sia per home theater a casa, ma uscì anche un lettore particolare che si collegava a Xbox 360 tramite USB e potevate vedere i film direttamente nell'Xbox 360. Tra l'altro si può collegare anche a PC, potete usare anche lì. Comunque, purtroppo questo formato fallì miseramente e non uscirono più giochi. Adesso stanno cercando di toglierseli e infatti io mi sono preso tutto questo lotto di film a 25 più 5 di spedizione, insomma a totale 30 euro, quindi sono 30 film circa 2 euro l'uno quindi un ottimo prezzo per dei film in alta definizione che adesso andremo a vedere uno per uno. Purtroppo non sono tutti in italiano, solo quelli della Universal che vi farò vedere per primi sono in italiano, tutti gli altri sono in inglese, tedesco e francese, ma pazienza, metà almeno sono in italiano. Cominciamo da così come vengono, viene fuori la trilogia di Fast and Furious, eccolo qui, questo è il primo capitolo di Fast and Furious, uno dei film più belli di auto, insomma, che piacciono a me, insieme fuori in 60 secondi, che uscirono più o meno allo stesso periodo, veramente bellissimi film, consigliatissimi agli amanti delle auto, dei film, di corse, di film d'azione, che è veramente un bel film. Questo è in italiano. Insieme a questo c'era anche Too Fast and Furious, il secondo capitolo, anche questo molto bello. Forse il primo era un pochino meglio, però va bene anche, comunque altrettanto bello, almeno a me piaceva il primo. Too Fast and Furious, secondo capitolo, e non poteva mancare il terzo capitolo, Fast and Furious, Tokyo Drift, ambientato in Giappone, con le macchine giapponesi che la fanno da padroni. Anche questo un bellissimo film, altrettanto bello. Anche questo, per fortuna, essendo della Universal in italiano, quindi molto bene. Poi c'è un altro bellissimo film, ovvero Pitch Black con Vin Diesel, un primo capitolo, se non sbaglio, della storia di The Chronicles of Riddick, o il terzo, non mi ricordo, comunque fa parte dei capitoli di The Chronicles of Riddick. Bellissimo film di fantascienza, per fortuna in italiano, almeno questi quattro sono in italiano, e va bene così. Andiamo avanti, e qui abbiamo un classico, ovvero Full Metal Jacket, eccolo qua, il film di Kubrick, di Stanley Kubrick, ambientato nella guerra del, se non sbaglio, nella guerra del Vietnam. Purtroppo qua vedo che non c'è l'italiano, è tedesco e inglese, quindi io me lo vedo in inglese, in lingua originale, ciccia. E vabbè, pazienza, il film in inglese fa niente, noi eravamo tutti in italiano. E poi abbiamo un altro film di guerra, Jarhead, eccolo qua, per fortuna questo in italiano. L'ho già visto, è un bel film anche questo, niente male, devo dire. Ve lo consiglio se non l'avete visto, se vi piacciono i film di guerra, perché è un bel film, per fortuna in italiano. Altro film in italiano, eccolo qui, è Mr. Bean's Holiday, ovvero Mr. Bean's in vacanza, un comico. Praticamente li ho già visti tutti, però me li posso rivedere tranquillamente perché sono comunque tutti dei bei titoli. Anche questo ve lo consiglio perché fa ridere, è un bel film. Poi abbiamo The Bourne Supremacy, eccolo qua, film d'azione della serie di Bourne, non se non sbaglio il terzo capitolo, il terzo se non sbaglio. Comunque anche questo, per fortuna, è in italiano. Senza gli altri è inutile vedersi qua, è meglio vedersi prima gli altri, però c'era qui, quindi vabbè, pazienza. E adesso no, ce n'è un altro in italiano, eccolo qua. Ah, questo non mi interessa tantissimo, Out of Science. In realtà non l'ho nemmeno ancora visto, e questo almeno ve lo posso vedere, che non so di cosa parla, ma non mi attira tantissimo, sarà un thriller, non mi piacciono tantissimo i thriller, però qua c'era. E adesso iniziano la sfilza di film tutti in inglese, cominciamo da un classico, classicissimo no, però l'ho visto tantissimo tempo fa, ovvero Codice Swordfish, eccolo qua, che in inglese si chiama solo Swordfish, un bel film d'azione, devo dire che l'avevo visto in videocassetta, quindi abbastanza vecchio. Comunque un bel film, ve lo consiglio, vedetelo, questo è solo in inglese e tedesco, non penso che voglio rivedere. Altro film solo in inglese, ovvero Batman Begins, che per fortuna ho già in Blu-ray, quindi non fa niente, inglese, ah qui c'è lo spagnolo, inglese, spagnolo e tedesco, almeno lo spagnolo lo capisco un po' più, posso vedere in spagnolo ma il Blu-ray non mi va a vedere il Blu-ray. Poi c'è The Last Samurai, anche questo francese, tedesco e inglese.
c'è il francese, non c'è l'italiano, vabbè. Purtroppo niente da fare, anche questo non potrò vedermelo, anche questo ce l'avevo in DVD se non sbaglio. Magari metto l'audio del DVD, vedo la grafica dell'HD DVD. Poi c'è Superman Returns, eccolo qua, altro bel gioco di bel film di supereroi, solo in inglese, francese e spagnolo. C'è lo spagnolo, ce lo vediamo in spagnolo, lo capisco, 5.1 anche spagnolo. Altro bel film comunque che ho già visto e ve lo consiglio perché non è brutto, è carino. Poi un altro bello film che avevo già visto addirittura al cinema, ovvero Troy. Questo è solo in tedesco e inglese, in italiano. Tutti film belli sostituzioni non italiana, che ci può fare la mia fortuna. Così. Comunque anche questo, se non l'avete mai visto, ve lo consiglio perché è veramente un bel film. E si finisce con La sposa cadavere, che in inglese è Corpse Bride, purtroppo anche questo solo in francese, tedesco e inglese, niente italiano. Pazienza, questo è lingua originale, però con le canzoni in inglese si può guardare perché qua di musico va benissimo così. Purtroppo non c'è nemmeno il sottotitolo in italiano, che almeno te lo vedi con i sottotitoli in italiano. Vabbè, pazienza, ce lo vediamo in lingua originale senza sottotitoli e fa benissimo così. La mia solita fortuna, comunque più della metà non sono in italiano, che ci vogliamo fare, pazienza, tranquillo, va bene così. Comunque ragazzi, con questo è tutto per gli extra, anzi no, non è tutto, perché la prima chicca, ci saranno due chicche, la prima chicca è un extra, ma per farvi vedere questa chicca dovremo spegnere le luci. Eccoci ragazzi in questo ambiente horror, in verità c'è un'altra luce che non posso spegnere, però eccola qui la chicca, ve la faccio vedere subito, è in pratica un neon, purtroppo non posso allungarlo tantissimo perché il filo è molto corto, eccolo qua, il neon è questo qua, spero che riusciate a vederlo, adesso lo accendo così sicuramente lo vedete molto meglio, 1, 2, 3, eccolo qua ragazzi. Bellissima la scritta Sega! E il neon, in realtà non è un neon, è un pezzo di plastica con dentro delle luci LED, è praticamente intagliato la plastica in modo tale che la luce riflette sopra formando la scritta Sega. Comunque è sempre una cosa carina, molto bella, adesso l'andrò a piazzare sicuramente sopra la mia libreria con tutti i giochi del Mega Drive, del Master System, si è alzato, mi appezzo sopra quella, cercherò di procurarmi anche quella con Nintendo, con Atari, Sony, Xbox, vediamo un po', così almeno la notte le accendo e vedo le lucine che mi illuminano tutti i giochi, che è una cosa abbastanza carina. Si trovava su internet, ora non ricordo più il sito, comunque era una pubblicità che facevano su Facebook e dicevano che ti regalavano questa insegna al neon, che tra l'altro pensavo fosse un pochino più grande, comunque questa è la dimensione giusta per metterla sulla libreria, e la regalavano, dicevano che era il regalo, io subito l'ho presa, ho visto che tra queste c'era questa di Sega, che è la prima che volevo, e quindi a posto, la seconda è quella di Nintendo, però rossa. L'ho presa al volo, gratis, poi quando vado a pagare vedo che alla fine ho pagato 35 euro, quindi in realtà non è gratis un piffero, perché loro dicono che sono le spese di spedizione, ma sono un bel po', 35 euro, tra l'altro l'ho presa 3 mesi fa, mi è arrivata adesso, quindi un ritardo enorme, e vabbè ragazzi, comunque mi piace, è carina, se potete, se vedete questa inserzione su Facebook, prendetela, perché come vedete arriva, funziona, è bella, quindi potete prenderla. Riaccendiamo, spegniamo questo e riaccendiamo le luci per vedere quella che... Cosa cazzo è successo? Eccoci qua! Si era spento tutto, vabbè ragazzi. Andiamo a vedere, dicevo, quella che è la vera chicca di questo mese. Infatti questo mese usciva un nuovo, non so come chiamarlo, capitolo, nuovo lavoro dei PC Engine Works. Questo nuovo gioco è un gioco solo che è uscito, che hanno ripubblicato i ragazzi di PC Engine, eccolo qua, poi non è questo in realtà, è questo qua, ovvero Gunhead Special Edition, la versione giapponese di Gunhead, questo sparatutto a scorrimento verticale
molto bello, a me piacciono questi giochi, non potevo lasciarlo anche se era solo un gioco, perché mi piace un sacco, non ce l'avevo la versione originale, almeno così è praticamente identico alla versione originale, non cambia praticamente nulla, proprio una copia identica per Super Syndrome 2, identico, identico anche con la Spine Card, quella qua, fanno praticamente le copie identiche, e insieme a questo ti hanno mandato alcuni, diciamo, gadget. Il primo è questa scatola, come le scatole di tutte le compilation che hanno fatto finora. Compilation questa che, oltre a questo gioco qua, può contenere altri tre giochi, ovvero TwinBee Returns, Psycho Rider e Force Gear, altri shooters che hanno già pubblicato nelle altre edizioni e hanno voluto fare questa scatola in più. Magari chi vuole li toglie di là, li mette qua e qua l'hanno chiamata Memories Caravan Battle Stage, con tutti i giochi shooter praticamente, però già usciti, quindi li rimetti qua e fanno questa nuova Caravan Shooter Games qua, insieme a il vero gioco che ho acquistato, ovvero Gunhead. Ma non solo, perché insieme a questo hanno mandato le solite, non so se chiamarle spin card, cartoline, mini cartoline, non so che cosa, con i disegni dei vari giochi, quelli qua, se li vedete, uno, due, tre. Questo qua è TwinBee, lo riconosco, 4 e 5, in realtà sono 5 disegni, probabilmente uno è riguarda lo stesso gioco, vabbè, comunque questi 5 disegnini con dietro il codicino che potete fotografare col telefonino per andare sul sito di PC Engine Works è il simbolo di PC Engine Works, ma non solo, perché c'era anche l'adesivo di PC Engine Works con il nuovo logo, che potete vedere qua, c'è praticamente un PC Engine a forma di faccia che morde la scritta PC Engine Works, PC e Works, non PC Engine Works, cambia anche il nome, quindi molto carino questo nuovo logo. Poi c'era un insomma un bigliettino promozionale che promuove la Game Music Collection 93 con dietro tutte le canzoni che contiene, questo è un CD musicale che hanno realizzato sempre loro. E poi in regalo c'era un gioco, ovvero Bomberman, che uscì nel 90 su PC Engine. Io ho la versione originale su card, questa è una versione su PC Engine che hanno realizzato loro, funziona tranquillamente. L'hanno dato in regalo, qui dentro c'è il CD, non solo, c'era anche l'adesivo, eccolo qua, l'adesivo di Bomberman, carino anche questo adesivo. E niente, questo è tutto il contenuto di questa, questa nuova. Questo nuovo gioco, chiamiamolo così, che hanno realizzato i PC Works, si chiama così, adesso non più PC Engine Works, PC e Works. In pratica è questo il gioco che costava 39 euro, se non sbaglio, pare, o 35-39 euro. E insieme a questo c'era tutto quest'altro ben di Dio di in regalo, ma insieme a questo, pochi giorni dopo era uscita una vera compilation con 4 giochi contenuti nella compilation, numerata, sempre il numero 30 per me, e doveva arrivare, non ha fatto in tempo, probabilmente arriverà la settimana prossima e lo vedremo come gioco del, come chicca del mese, del mese prossimo, già ve l'ho spoilerato, ma attenzione perché devono arrivare altre 4 chicche che ancora non si sa perché non sono arrivate, una da 2 mesi che aspetto, ma mi hanno mandato un'email che ancora non l'hanno proprio realizzata, invece le altre 3 le hanno spedite, ma sono arrivate, vediamo se arrivano tutti insieme e il mese prossimo una mega puntatona di chicche, perché il mese prossimo è previsto in acquisto come gioco del mese una sola collector, e che collector, ragazzi, perché oltre a Final Fantasy un altro gioco attesissimo da molto tempo è The Last Guardian, quindi il mese prossimo altro spoiler, via con gli spoiler, questo mese gli spoiler volano, spoiler via, c'è la collector di The Last Guardians, della quale farò anche l'unboxing, che arriverà tra l'altro tra qualche giorno, quindi a brevissimo vedremo l'unboxing, quindi non è un vero e proprio spoiler, comunque va bene così. Non c'è più nessun'altra collector che devo prendere, ci sono questi che stanno già arrivando, già pagati, vediamo se recupero, grazie a questa poca spesa, qualche col magari quelle che sono uscite queste, le due che sono uscite questo mese che non sono riuscito a prendere, di sono, vediamo se riesco a recuperarle, altrimenti mi recupero qualche bello retro games che
mi sa che è il caso. E niente ragazzi, con questo è tutto, vi faccio gli auguri di Natale, anche se ancora mancano una ventina di giorni, però non so, che magari succede qualcosa, non riesco a farvi gli unboxing di niente, sicuramente quello di Last Guardian lo farò, però è sempre molto presto, metti caso, ve li faccio adesso, quindi buon Natale a tutti quanti, spero che Babbo Natale vi porti tanti bei gioconi a tutti quanti, a me sicuramente mi porta della sigaglia, poi vediamo se mi porta qualcos'altro. E con questo è tutto, vi saluto e alla prossima, ciao ciao!